fare qua? Non so, porto un po' di ritardo. Grazie, auguri. Auguri, grazie. No, grazie. Chi è che ha messo 90.000 lire? O almeno le spese, ragazzi. Abito decente, guarda che non ti porto più a nessun matrimonio, Signore, gradisce dello spumante Brut? Brut? Dubito. Lo vuole da dessert? Dal desert, dal polo nord, basquemo portumo spuma. Brava. Grazie. Senti, non è che verresti a fare qualche serata con me?
le serate no, ma una nottata. Mi scusi, devo andare alla toilette. Vada. Vito! Oh, dai ragazzi, che state facendo qua? Ballate! È tempo di farci una sigaretta, tutto qua. Mi stanno divertendo, sì. Alla grande, va. Alla grande. Bella festa, bello il posto, bello tutto, guarda, complimenti. Sta andando tutto bene. Bravo, bravo. Ehi, non è che ti sei sposato mo e sparisci dalla circolazione. Non esiste. Ma secondo te sono il tipo di fare una cosa del genere? Ah, vabbè, allora facciamo una cosa. A Natale tutti e tre così come stiamo, le donne a casa, ci andiamo a fare una gita. Mo viene Natale, dai. Dai, Natale è una bella festa. È una bella festa. Che significa? È una bella festa, però anche Pasqua, volendo, anche Pasqua è una bella festa. Pure Pasqua è una bella festa, va bene, possiamo fare una Pasqua. Vabbè, scusate, perché fare l'amore non è una bella festa. Fare l'amore, ragazzi, è una bella festa. Sì, però secondo me tra fare l'amore Pasqua e Natale è meglio Pasqua e Natale. Perché? E almeno sono più frequenti. Ballate, dai, sì, fate presto, io lo aspetto dentro. Ragazzi, come va? Tutto bene ragazzi? Ma sì, però se proprio vogliamo fare un appunto, l'allievo non si muove dentro al piatto. Senti, a proposito, cosa è successo prima? Quando? Lì. Ah, no, niente, mia suocera. Che è successo? Ha chiesto un po' di olio. Ma? Gli hanno portato lo shampoo. Ehi. E non si è incazzato? Oh, c'ha la schiuma alla bocca. Mia moglie. Mi raccomando, poi tutti in pista. Ciao ragazzi. Ciao. Viva gli sposi! Michele, buttaci una samba a questi, fagli fare un bel trenino così se ne vanno tutti quanti. Credo che sia proprio una buona idea, un bel trenino e sistemiamo tutti quanti. E a questo punto, signore e signori, tutti quanti dietro i nostri protagonisti di oggi, insieme a Uccio, insieme a Saba, tutti quanti uno dietro l'altro per far partire questo gran bel trenino. Insieme parte il nostro treno. No, vero, mi sono divertita assai. Poi gli sposi erano così belli. Sì, sì, bella coppia. Però volevo ballare, non mi hai fatto ballare. Vabbè, il prossimo matrimonio ci rifacciamo, dai. Secondo me mi vuoi sposare, dai, di la verità. Te lo leggo negli occhi. Ci sia analfabeta. Hai contato quello che ce l'ha? Sì, 1.850.000. Quello è tu. La miseria, non mi sposo più, volevo basta.
per piacere, mi porti una bottiglia d'acqua? Che questa è vuota. Amore, e ti stai? Ho chiesto una bottiglia d'acqua. È vuota questa. Pino, con quel tipo che ti ritrovi, io non capisco mai se scherzi o se parli sul serio. Non c'è sul serio. E vabbè, con quel tic. Amore, mi piace, devo fare la scarpetta, mi dai un po' di pane. Amore, e ti ho chiesto un po' di pane, devo fare la scarpetta, e ti stai, e ti stai. Pino, con quel tic che c'hai, io non capisco mai se scherzi o se parli sul serio. Amore, mi puoi dare un goccio di vino, per favore? Amore, e ti ho chiesto un goccio di vino, portami una bottiglia. Pino, lo vuoi capire che con quel tic io non capisco mai se parli sul serio o se scherzi? Amore, ma fa mo! Ehi, Torino! Come? Io non muore, si rivede! Ciao, come stai? Tutto a posto. Qua chiuso sta ancora l'ufficio. Ce ne vuole ancora. Figurati. Oh, che è quella faccia? Di un po', novità ci sono, Mia moglie mi tradisce. No, dicevo qualcosa di nuovo. Giovane, va bene, facciamo le solite cose all'italiano. I più furbi vogliono passare avanti, no? Bravo signor, merito un applauso. Grazie, signor. Grazie. No, quando ci vuole, quando ci vuole, ci vuole, bravo. Tu sembra stamattina qua, alle 7. Vabbè, no. Allora, non si capisce, che facciamo qua? Si deve mettere dietro. E noi che stiamo a fare? Forte il cuore, rispettare la cosa, dai. E lui c'è il bacchettone, capì? Per questo ah, vabbè. L'Italia, l'Italia di oggi, l'Italia, dai. L'Italia in mano all'italiano. Esatto. No. Sì, no. Se mi fate passare, forse riesco ad aprire l'ufficio, eh? Un direttore. Senta, abita qui la signora Biasi?
questo momento non c'è, io sono il marito, vuol dire a me? E dove la posso trovare? Lei è in agenzia in questo momento. Quindi la trovo lì? La trovo in agenzia, sì. Grazie. Salve. Arrivederci. Scusi, la signora Biasi? Sì. Ma è lei che ha salvato ieri mio figlio che stava annegando nel fiume? Sì, immagino voglia ringraziarmi, ma... No, volevo sapere, il cappellino che fine ha fatto? Però tutto buono, eh? Sì, non è la prima volta che vengo qui, eh? Comunque non so se è la prossima volta. Boh. Signori, tutto bene? Sì, sì, grazie. E come ha trovato la carne? È stato un colpo di culo, guarda. Quando ho spostato l'insalata stava sotto. Insomma, fino alla fine ti ho portato nel ristorante dove ci siamo conosciuti. E sono passati 10 anni da quando ci siamo sposati. Bene, bene. Senti, caro, ma tu in questi 10 anni mi hai mai tradito? No, mai. E tu mi hai mai tradito? Io sì, guarda, ma ti assicuro, l'ho fatto solo per amore. 3 volte ti ho tradito. 3 volte per amore? Sì. Scusa, com'è stato? Senti, amore, ricordi quando ci siamo sposati? Dovevamo comprare la casa, il direttore della banca non ti dava il mutuo. Beh. E poi improvvisamente l'hai ottenuto. Beh. E quella è stata la prima volta. Allora, l'hai fatto per amore? Sì. E vabbè, la seconda volta. E ricordi quando dovevi aprire l'industria? Sì. E il responsabile della finanziaria non ti dava quel finanziamento? Sì. Poi improvvisamente l'hai ottenuto? E quella è stata la seconda volta. Allora l'hai fatto per amore? Sì. Vabbè, la terza volta. E la terza volta? Ricordi quando ti sei candidato nelle elezioni politiche? Sì. E per essere eletto ti mancavano 220 voti. Non so, vuole una forchettata? Sì. Problemi? No. Qui, da questa parte, questo tavolo, alla mia destra, dicevo, siete tutti stupidi. Che ridete? Problemi? Qui siete tutti cretini.
intorno a voi, dicevo, da questa parte, siete tutti stupidi. E voi lo sapete ormai, siete tutti cretini. L'ultima volta che ve lo dico da questa parte, siete tutti stupidi e da questa parte siete tutti cretini. Guarda, io non sono cretino. E mettiti dall'altra parte. Io vendo, vabbè, io normale che la vendo io. Vendo casa mia, casa. Vendo casa mia. Tu immagini lei, vendesi. No, è scritto vendesi, non ti vendo. Caputo, ma possibile? Ma cioè non riesco a scrivere il cartello, devo vendere la casa. Devi vendere la casa. E non riesco a scrivere un cartello che possa attirare l'attenzione. Non riesco a vendere, che cosa hai scritto? Che cosa sono tutti sti pasticci? Ho pasticciato tutto. Caputo, so. Scusami Caputo, fai me, dai, alzati, ma che stiamo scherzando? Ma come la vendi la casa così? Alzati. Fai fare a me. Non lascia stare, stiamo scherzando veramente, stiamo. Allora, vediamo un po'. Ho pure l'altro un po' pasticciato. Vabbè, non fa niente, per fortuna che si può ancora scrivere, eh? Allora, innanzitutto è una villa, una villetta a schiera, un appartamento? Due stanze stanno. E allora, un villino con tutti i comfort, va bene? Poi, quanti vani sono? Due, tre? Due stanze stanno, non è che sono... Due, ma non devi dire stanze, no, lascia fare a me, io farei così. Due ampi locali. Ma sicuramente. Poi la cucina. Beh, hai la cucina? Beh sì. Vabbè, giusto un cucinino, è piccolo, non è che. Un cucinino, vabbè, ma non devi dire un cucinino, me la vedo io, dai. Io farei così. Allora, cucina. A posto. Poi ancora i bagni, ci sono i bagni, 1, 2, 3, 4. Sì, il bagno, c'è pure la carta igienica. Non c'entra niente, il bagno c'è. Sì, che sta. Oh, c'è un doppio servizio, Diciamo che, no, c'è un altro, diciamo, c'è un bagno. O c'è? C'è un bagno, però non è che... Scusa, fai fermare. Allora, doppio... a posto così, va bene. Poi ancora, vediamo un balcone, che c'è un balcone, sì, terrazzo. Giusto per vedere, cioè, c'è un balconcino che... Ma tu non lo sminuire il valore di sto balconcino, non è che tutte le case ce l'hanno. Io ci metterei ampia terrazza con... Ok, va bene. Allora, adesso vediamo un po'. Io lo farei così, guarda. Lo farei, l'ho fatto così e questo è. Allora, vendesi. Villino con tutti i comfort, eh? Due ampi locali confortevoli, bello, eh? Bellissimo. Cucina abitabile, doppio servizio, perché è un doppio servizio, veranda con vista panoramica, bello così, no? Maresciallo, dimmi, strappa tutto. Come strappa tutto? E non la vendi più la casa? Marcello, una casa come quella me la tengo io, scusa. Buongiorno a tutti, amici, ma soprattutto amiche. Yeah! Benvenuti.
Oggi una grande prova sportiva, il tradizionale intramontabile tiro alla fune. Bine a combattere con anima e corpo le due squadre di oggi. Alla mia sinistra la squadra numero 1, capitanata da... Uccio. Uccio! Nome, la squadra dei criceti, sì, vi piace questo nome? Criceti, criceti. Mentre criceti. Alla mia destra, contro la squadra di criceti, niente di meno che i californiani. I californiani. Carmen, bene, allora Carmen, Puccio, voi capitani di squadra, state attenti, aspettate il mio via, mi raccomando, voglio energia, entusiasmo, forza, ci siamo, meno 3, meno 2, meno 1. Ehi, Gaetano, ciao! Che vai al mare? Ma finisco il gelato e vado. Senti, mi tiri questo, mi riporti tu. Metti là, dai, che poi ti porto. Grazie. Perché questo l'appoggio qua, Dai. Beh, ciao. Ciao. Gaetano, bello! Ciao. Ehi, ciao, bella. Ho sentito che vai al mare. Ma devo finire il gelato prima. Senti, mi porteresti per caso queste due sedioline? Ma vabbè, lascia la mano. Grazie. Ciao, sei un amico. Ciao, bella. Senta, devo andare in spiaggia. Beh. Madonna, che paranoia. Quest'anno non mi va proprio di mettermi in costume. A chi lo dici, Barbara? A proposito, sei andata dal dietologo? Beh, quanto hai perso? Fino a mo', 300.000 lire.
tri-tumba, tri-ha-ha, tri-tumba. Buongiorno. Buongiorno. Il direttore? Sì. Mi ha mandato l'agenzia per tagliare gli alberi. Devo fare il sopralluogo. L'agenzia? Sì. A lei? Sì. Venga con me, venga a vedere. Più o meno tutti come questi. Bello, massiccio, oltre 300 sono, 300, 340 più o meno. Entro due giorni devono essere tutti tagliati. Non ci sono problemi, non ci sono problemi. Me lo auguro. Ma lo staff quante persone siete? No, io lavoro da solo, dottor, da solo. Da solo? Sì, 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 sì. Scusa, entro due giorni devi tagliare 300 alberi? Sì, 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 sì. Ma stai scherzando? No, no, senza problemi, dottore. Ma hai mai fatto questo lavoro? Non lo so, hai delle referenze? Sì, ho lavorato 30 anni a tagliare alberi nel Sahara. Nel Sahara? Nel deserto del Sahara? Ma scusa, là mica ci sono gli alberi. Adesso. Bel lavoro quello. Pulito. A te, sì. Salve. Ma tu non sei un parente di Uccio De Santis? No, io sono Uccio De Santis. Ah, adesso capisco la somiglianza. Tri-tumba. Mi scusi, signora. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi per il disturbo, che ma... dica? Non lo so, una curiosità. Che cos'è quel gonfiore lì? Ma come? È la mia...